100 medici specialisti a scuola di biotecnologie nella giornata di oggi a Chieti, nella sala convegni del CESI. L'evento, patrocinato dall'Università d'Annunzio della Regione Abruzzo e dalla SIFO, si colloca nell'ambito del progetto nazionale Biotecnologie e Medicina, che ha già formato oltre 1700 medici in diverse regioni italiane. A tenere le lezioni i maggiori esperti di biotecnologie nel nostro paese, Leonardo Santi, presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie e le Scienze della Vita, Carlo Alberto Redi, accademico dell'INCEI, direttore scientifico Fondazione IRCS Policlinico San Matteo di Pavia, e Lorenzo Silengo, professore ordinario della Scuola Universitaria Interfacoltà per le Biotecnologie dell'Università degli Studi di Torino. I 100 medici selezionati dall'Accademia delle Biotecnologie Merck Serono per partecipare all'incontro di Chieti agiranno a loro volta da formatori verso i colleghi dell'Abruzzo. All'incontro hanno partecipato l'assessore regionale della Sanità Lanfranco Venturoni, il presidente della prima commissione del Consiglio regionale Emilio Nassuti, Francesco De Vita, segretario regionale SIFO, oltre che Paolo Grillo, direttore relazioni istituzionali Merck Serono.